Allora, benvenuti. Iniziamo questo incontro, intervista, con Luigi De Magistris. Mi pare inutile presentare il nostro ospite. Voi tutti conoscete Luigi De Magistris, ex magistrato, ex sindaco di Napoli, anzi si dice già sindaco di Napoli, meglio che dire ex, già sindaco di Napoli e attualmente portavoce nazionale di Unione Popolare. Siamo qui per parlare del libro pubblicato da Luigi De Magistris, che si intitola Fuori dal sistema, di cui io non dirò nulla, ce ne parlerà Luigi direttamente. Penso che già il titolo Fuori dal sistema sia significativo e ci dia già, come dire, un input su quello che andremo a dire e a discutere. E poi, prendendo lo spunto dal libro, cercheremo di approfondire una serie di questioni che sono oggi particolarmente importanti e che sono, come dire, al centro del dibattito politico, specialmente nelle componenti della sinistra radicale sostanzialmente, e cioè cos'è oggi la mafia, come si è trasformata la mafia, cos'è oggi la corruzione, cosa è oggi lo Stato e come si comporta lo Stato e cosa è oggi la legalità e che cosa è oggi a volte anche l'inganno che sta dietro ad alcuni termini come legalità, come antimafia, inganno nel modo in cui sono coniugati, no? Ma io direi di non perdere altro tempo e di dare intanto la parola a Luigi, che ci parlerà del suo libro Fuori dal sistema, e poi gli faremo delle domande, io gli farò delle domande. Penso che se anche qualcuno del pubblico vuole intervenire, vuole fare qualche domanda, apriremo il dibattito anche ai presenti. Quindi con piacere che do la parola a Luigi De Magistris. Buon pomeriggio, grazie dell'invito, che ovviamente grazie anche ad Antonio di avermi voluto qui per portare una testimonianza su un tema di cui ritengo non se ne parli quasi più nel nostro paese, che per quanto mi riguarda ha fatto parte dell'impegno importante della mia vita. Ed effettivamente, come diceva Antonio, anche nel titolo di questo ultimo mio libro, Fuori dal sistema, delinea l'anomalia del nostro paese, perché avendo fatto io per quasi 35 anni l'uomo delle istituzioni, magistrato, parlamentare e sindaco, dovrei essere un uomo del sistema. E invece racconto questa vicenda istituzionale che ha coinvolto tutta la mia vita, di come sia difficile stare nelle istituzioni, prestare fedeltà al giuramento, perché il magistrato giura sulla Costituzione così come il sindaco, perseguire bene comune interesse pubblico e rendersi conto subito, rapidamente, in maniera sempre più progressiva, che soprattutto ai vertici della politica e delle istituzioni c'è una rete, un sistema vero e proprio di persone che utilizzano le istituzioni non per perseguire l'interesse pubblico e il bene comune, ma interessi privati, lobbistici, affaristici, criminali e finanche mafiosi. Credo che diverse persone nel nostro paese, alcuni per ignoranza, ma in senso buono, cioè perché non conoscono le cose, altri in malafede, altri perché si disinteressano, continuano a ritenere che queste persone che tradiscono, diciamo,
l'impegno istituzionale siano delle mele marce. È un grave errore di sottovalutazione. Cioè, noi oggi ci troviamo, ma lo dico non perché l'ho letto, perché lo scrive Roberto Saviano, perché lo scrive qualche bravo giornalista, perché sono testimone oculare, acustico e vivente di quello che ho visto nella mia vita. Siamo in presenza di un frutteto contaminato. Non si parla più di mafie perché stiamo già in una fase avanzata di convivenza con le mafie. Cioè, non c'è più un rapporto conflittuale aperto come c'è stato fino agli inizi degli anni 90 o come c'è sempre stato col terrorismo, tra lo Stato nella sua interezza e la mafia. Oggi stiamo in una fase in cui ci sono articolazioni, pezzi, persone dello Stato che non si sono piegate, ma esiste un fenomeno di mimetizzazione delle mafie e del sistema corruttivo dentro l'economia, la finanza, la politica e le istituzioni. Quando parlo di istituzioni non ne lascio fuori nessuna. Anche qui, per testimonianza diretta e per esperienza, magistratura compresa. E io ho avuto, diciamo, l'onore o l'onere, il privilegio o la sventura, perché poi ci ho rimesso la toga di pubblico ministero su questo, quindi potrei dire la sventura, ma invece secondo me non è così, di occuparmi dell'organizzazione mafiosa di gran lunga più potente, quella di cui anche si parla poco, che è l'Ndrangheta, perché l'Ndrangheta dall'inizio, quindi prima ancora delle stragi del 92 e del 93, ha ritenuto che il rapporto con lo Stato, con l'economia e con le istituzioni, la politica, non dovesse essere conflittuale. Poi loro hanno le mitragliatrici, il bazooka, il tritolo, hanno una capacità militare tra le principali al mondo, quindi non è un problema che non hanno la capacità militare, hanno una strategia politica di diventare legalità formale. Cioè di entrare dentro all'economia e mescolare e contaminare l'economia pulita con quella sporca ed entrare nelle istituzioni, tant'è che ormai negli ultimi 10, 15, 20 anni i figli dei boss dell'Ndrangheta studiano quasi tutti a Roma, a Firenze, a Bologna, ma soprattutto a Milano. E si fa una grande sottovalutazione nel centro-nord perché si ritiene che siccome non si vede tutto questo non esiste. Invece soprattutto da Roma in su, ma penso in particolare alle regioni del nord, le mafie, ma soprattutto l'Ndrangheta, ormai controllano intere aree. Che se io e noi avessimo oggi pomeriggio la bacchetta magica in maniera taumaturgica di dividere come una mela il nostro paese, da una parte l'Italia pulita economicamente che c'è e dall'altra l'Italia inquinata, io credo che l'Italia andrebbe in default. Cioè oggi senza i capitali delle mafie l'Italia non reggerebbe l'impatto economico. Perché loro hanno una capacità di denaro che è impressionante. E quindi ho avuto modo, diciamo, di lavorare in un contesto in cui rapidamente, da giovane magistrato a 26 anni, ho dovuto subito capire e quindi adeguarmi, nel senso o appartenere al sistema o starne fuori, in cui c'era l'Ndrangheta tradizionale che anche si vedeva e esercitava il suo potere muscolare, e poi c'era l'Ndrangheta che era seduta praticamente accanto a me. C'era l'Ndrangheta che stava dentro lo Stato, dentro la politica, dentro la magistratura. Quello che mi ha affermato non è un signore con l'Ndrangheta e con la coppola e con la lupara. Uno dei principali Giuda, per fare nome e cognome, è stato il mio procuratore della Repubblica. Tanto per rendere anche un po' l'idea di come si lavorava in quegli anni. E allora c'è un motivo per cui oggi non se ne parla. Quando il ministro del governo Berlusconi un po' di anni fa, a proposito del ponte sullo stretto, che anche all'epoca si doveva costruire, disse che con le mafie si doveva convivere, molti risero, ma in realtà è quella. Cioè non so se qualcuno di voi ha parlato dell'Ndrangheta, un flash su Cosa Nostra, dove il percorso è un po' diverso, io ovviamente vado per sintesi perché non c'è il tempo di fare un'analisi approfondita, ma qualcuno di voi avrà seguito anche le vicissitudini giudiziarie del processo sulla trattativa Stato-mafia. Primo grado, corte d'appello, corte di Cassazione. Le sentenze vanno rispettate, ma vanno anche analizzate. Aspettiamo
le motivazioni della Cassazione, però io sono rimasto un po' colpito, per esempio, un paradosso, parecchio colpito, dalle motivazioni della sentenza depositata il 6 agosto del 2022 della Corte d'Appello di Palermo sul processo trattativa Stato-mafia. Cioè, i giudici di primo grado hanno stabilito che c'era stata la trattativa, hanno condannato mafiosi, vertici dei carabinieri, uomini di Stato, della politica e quant'altro. In secondo grado vengono assolti, il che ci sta, perché i processi servono a questo. Può essere condannato o può essere assolto. Però è la motivazione che mi ha colpito. Cioè, i giudici della Corte d'Appello che cosa dicono? Dicono che chi all'interno dello Stato ha trattato con la mafia, avendo la finalità di impedire che la mafia continuasse a mettere le bombe nel nostro paese, a Roma, a Firenze e altrove, non ha commesso un crimine perché lo ha fatto per fini solidaristici. Per farvi un esempio, come funzionava il sistema? Noi quando facemmo quelle indagini, parlo del periodo tra il 2003 e il 2008, quindi circa 15 anni fa, ricostruimmo, tanto per darvi un'idea della vastità del denaro di cui parliamo, una manovra finanziaria di circa 15 miliardi di euro. Era tutto il denaro pubblico che era stato destinato dall'Unione Europea e dallo Stato su servizi fondamentali per una regione che ha appena 1.800.000 abitanti, che è la Calabria. Pensate che l'area metropolitana di Napoli, di cui sono stato sindaco, sono 3 milioni e mezzo. 1.800.000 abitanti, 15 miliardi che andavano dall'acqua, la siccità, la depurazione delle acque a mare, i rifiuti, le strade, le infrastrutture, le ferrovie, gli ospedali, il lavoro. 15 miliardi avrebbero potuto far diventare la Calabria, la Svizzera d'Italia o la California d'Italia. E qual è il sistema che utilizzavano? Ecco perché il denaro pubblico serve alla borghesia mafiosa per detenere il potere e controllare tutto. Cioè, in estrema sintesi ve lo racconto ovviamente. Lo stato di emergenza, e quindi vedete com'è attuale, i commissariamenti e lo stato di eccezione. Quindi commissariamenti per avere le loro persone, poter scegliere direttamente consulenti, poter scegliere direttamente ditte, poter scegliere direttamente a chi affidare i lavori, quindi avere superpoteri derogando ai poteri ordinari, non per superare l'emergenza, ma per avere mani libere, per avere mani in pasta e perpetrare all'infinito l'emergenza. La sanità, per farvi un esempio, in Calabria è commissariata da 20 anni. Cioè tutte le emergenze, compreso quella che io affrontai da sindaco quando divenni sindaco, era l'emergenza rifiuti. L'emergenza rifiuti era un legame tra politica, affari e camorra, che nessuno aveva interesse a superare nel sistema, perché era un business talmente alto che la politica affidava in maniera diretta i lavori a determinate ditte. Per coincidenza poi le ditte erano vicine alla politica, per coincidenza poi le ditte erano vicine alla camorra, e chiaramente nessuno aveva interesse a superare l'emergenza. E quindi un primo criterio è questo. Il secondo, sul quale ho investigato da magistrato, e quelle investigazioni mi sono servite poi da sindaco ad agire in una maniera completamente diversa rispetto al sistema, sono quelle che adesso con un termine anglosassone si chiamano multi-utility, che 15 anni fa si chiamavano società miste pubblico-private. E là col denaro pubblico creavano quel rapporto. Come facevano? Non è che c'ha bisogno di Sherlock Holmes. Io feci tutti gli accertamenti sulle visure camerali per vedere chi erano le persone che ricoprivano i posti dentro alle società miste pubblico-private, la parte pubblica e la parte privata. Nella parte pubblica c'era la lottizzazione più scientifica del manuale Cencelli, cioè la politica tra maggioranza e opposizione si divideva a seconda se la maggioranza in regione era di centrodestra, più o meno pigliava il 70% della quota, all'opposizione centrosinistra andava il 30%, se era l'inverso 70-30%. E non è un caso che in Calabria ogni 5 anni si alternano centrodestra e centrosinistra, è l'unica regione d'Italia in cui c'è un'alternanza, direi, da orologio svizzero, quasi predeterminata, quasi preconfigurata. Ma la sorpresa più bella è quella che poi fece fare un salto di qualità alle investigazioni nella parte privata, quella borghesia mafiosa di cui ti parlavo. Cioè nella parte privata noi verificammo i nominativi delle persone che venivano inserite in queste società miste, che erano decine e decine, che drenavano tutto il denaro pubblico che doveva servire per le infrastrutture più importanti, per le strade, per gli ospedali, per il lavoro, quindi per la vita dei cittadini.
E là trovavi sempre gli stessi avvocati, sempre gli stessi architetti, sempre gli stessi ingegneri, trovavi l'ultima generazione delle famiglie di 'Ndrangheta, cioè tutti laureati che erano andati nelle migliori università italiane, quindi colletti bianchi, e poi trovavi sempre gli stessi professionisti che bastava fare una visura camerale, non c'era bisogno di Sherlock Holmes, c'era bisogno di una persona libera che non era condizionabile nel fare le indagini, scoprivi che c'era il fratello del generale, la sorella del magistrato, il figlio del dirigente del dipartimento regionale che doveva controllare se i soldi venivano. E allora a questo serve il denaro pubblico. Il denaro pubblico e il controllo del potere serve per precostituire questo schema.